schiavi possono diventare re, quelli che sono re diventeranno, possono diventare schiavi nella ruota, appunto, nella ruota del tempo. Bruno non crede come Machiavelli in un giorno del giudizio, non ci crede, come non ci crede Alberti, come non ci crede Pomponazzi, ci crede Campanella, ma Bruno crede invece in questo movimento continuo delle sorti degli individui che stanno nel ciclo del tempo. Quindi le religioni nascono e muoiono. Il cristianesimo, come è nato, morirà. Diceva Pomponazzi, un grandissimo autore che vi consiglio di leggere, nelle Incantazioni, da come si vede che una religione sta morendo? Quando si raffredda. E cosa vuol dire che si raffredda? Che non genera più miracoli. Ecco, anche per Bruno questa religione cristiana non determina più miracoli, è nel pieno della decadenza. E qual è il pieno della decadenza? Ma su questo non mi fermo, è la riforma protestante. Lutero e Calvino, come Agostino, come Paolo, quella linea lì, rappresentano il peggio della decadenza. Mentre invece bisogna affermare una nuova concezione della religione, di cui Bruno si ritiene portatore, di cui Bruno si ritiene profeta, Bruno si contrappone appunto a Cristo, ed è una religione filantropica. Alla religione cristiana, che è una religione delle guerre, delle violenze, delle distruzioni degli indios, bisogna contrapporre, si sta sviluppando una religione filantropica, una religione dell'amore, che è la religione di Bruno. Una religione dell'amore che si vedeva all'inizio presso gli apostoli, meno in Cristo, tanto meno in Paolo, ma in alcuni apostoli si poteva vedere questa religione della filantropia. Bisogna battersi per una religione della filantropia, dell'amore universale, dice Bruno in un testo bellissimo del 1588 rivolto a Rodolfo II d'Asburgo. C'è un'immagine di Bruno che è consegnato anche da una lunga leggenda che lo vede come uomo violento, e certamente anche lo era, ma dal punto, soprattutto quando riteneva di essere offeso, umiliato, ma era anche un teorico di una religione filantropica, di una religione dell'amore. La religione, dice in quel testo bellissimo, della mia patria. È chiaro che quando parla della sua patria non sta parlando naturalmente della religione cristiana o della Controriforma, sta parlando dei grandi eretici, sta parlando dei Socini, sta parlando di Pucci, molti dei quali finirono, come voi sapete, arrosto o fatti fuori come lui. Quindi l'infinito. L'infinito da un punto di vista ontologico, la materia è infinita. Dal punto di vista antropologico, l'uomo non ha nessun centro, l'uomo prevale perché ha la mano. E dal punto di vista gnoseologico, noi potremmo formulare il problema in questi termini. Com'è possibile che l'uomo, che è un finito, possa conoscere l'infinito? Questa è la domanda. All'interno di un mondo finito c'è relazione fra chi conosce e chi è conosciuto, fra il recipiente e ciò che viene ricevuto. Ma nell'universo infinito non c'è relazione fra l'uomo e l'infinito. C'è una radicale sproporzione. Questo vuol dire molte cose dal punto di vista teologico. Non ha senso il dogma dell'incarnazione, non ha senso il dogma della Trinità. Perché non ha senso il dogma dell'incarnazione? Perché non è possibile che il finito si incarni nell'infinito. Se Cristo è uomo, non può essere Dio. Non c'è relazione fra uomo e Dio nello stesso soggetto. Perché non c'è relazione fra finito e infinito. Allo stesso modo non ha senso il dogma della Trinità. Perché anche la Trinità mette in relazione finito e infinito. Ma date, questo è il problema che si pone anche Pascal. Ma Pascal dice, quando lo pone, dobbiamo uscire dalla filosofia, dobbiamo entrare nella teologia. E fa un ragionamento di tipo teologico per mettere in relazione uomo e Dio nella figura di Cristo. Esce dalla filosofia. Bruno sta nella filosofia ed è un teorico dei contrari. E non può ammettere quindi che si dia un soggetto nel quale si sia
con possibilità definite infinito. Sono radicalmente alternativi. Questo significa che l'infinito, il Dio, non può avere relazioni col mondo, sì, ma non come, e utilizza due termini del linguaggio scolastico, non come in essenza, cioè essere in, essere dentro, ma come assistenza. L'infinito può assistere il finito, ma non può penetrare dentro il finito, perché l'infinito non è in grado di tenere dentro di sé l'infinito. Questo è fondamentale per capire la concezione dell'uomo di Dio, dell'uomo e di Dio di Bruno e la gnoseologia di Bruno. Perché ritornando al punto, allora come si fa, tu che sei finito, tu uomo che sei finito, come fai a conoscere l'infinito, Dio, la prima verità, se non c'è relazione fra te e l'infinito? Non ce la fai con gli strumenti ordinari, non ce la fai con l'intelletto. Se tu pensi di poter arrivare a Dio attraverso l'intelletto, sogni, non arriverai mai a Dio. Se pensi di arrivarci con le armi ordinarie, non arriverai mai a vedere nulla della prima verità, nulla della divinità. Per poterlo fare hai bisogno di strumenti eccezionali, di strumenti al limite, cioè strumenti che sono al confine della vita e della morte. L'esperienza della conoscenza di Dio in Bruno ha a che fare con la morte, con l'esperienza della morte. Perché? Perché per vedere qualcosa della prima verità tu devi tendere il tuo corpo, anche nei nervi, anche nella struttura fisica del tuo corpo, fino al punto estremo, quello oltre cui c'è la morte. Devi sfidare la morte. Se non sfidi la morte, non vedi nulla della prima verità. Per vedere la prima verità non bastano, dice Bruno, si riferisce a due tipi di animali, non, di cani, non bastano i veltri. I veltri sono velocissimi, ti indicano la strada, ma non ti portano all'obiettivo che vuoi raggiungere, perché sono agili ma non forti. Hai bisogno di altri cani, hai bisogno di cani possenti, di cani forti, hai bisogno di mastini. È la forza del mastino che ti spinge verso la verità. Il cane, il veltro, corre, 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 ma non ce la fa. Se non c'è accanto a lui la potenza, l'energia, dibatto su questo tema, l'energia del mastino. E dal punto di vista delle strutture concettuali, a cosa corrisponde il mastino e a cosa corrisponde il veltro? Il veltro corrisponde all'intelletto, che mi mostra la strada, ma il mastino corrisponde alla volontà. La volontà è pura energia, la volontà è potenza. Ed è la potenza della volontà che mi porta verso la prima verità. I mastini della volontà mi spingono oltre quello che vedo, oltre l'immediatezza, oltre me stesso, con una forzatura quindi di tutte le mie possibilità. Quindi volontà, quindi mastini, cioè furore. Questo è quello che apporta la volontà. La volontà apporta il furore, l'eroico furore. Senza eroico furore, senza volontà, senza mastini, non vedo. Non posso vedere nulla, posto che io possa vedere qualcosa. E ora ci torneremo, della prima verità, della prima divinità. Ho bisogno del furore. Ma di che tipo di furore? Perché ci sono tanti furori, ci sono i furori animaleschi, no? Platone sul furore, Ficino sul furore, ci sono tanti tipi di furori, ponono e sono, sto leggendo Bruno negli Eroici Furori, più specie di furori, le quali si riducono a due,
C'è un furore che non mostra altro che cecità, stupidità e impeto irrazionale. Questo furore tende al felino insensato. Un altro tipo di furore consiste invece, attenzione al vocabolario, in certa divina abstrazione, cioè ben altro che il primo tipo di furore. È una certa divina abstrazione, una capacità di sollevarsi, abstrarsi. Per cui, attraverso questa seconda specie di furore, si diviene migliori e non si resta più uomini ordinari. Quindi questo furore ci spinge oltre l'ordinarietà verso la capacità di essere migliori, resa possibile da questa divina abstrazione. Ma a loro volta questo miglior furore è di due tipi. Per capirci, per farvi capire, c'è un furore passivo e c'è un furore attivo. Sono di due specie questo buon furore, questo furore buono. Altri vengono fatti stanza dei dei o spiriti divini, cioè c'è un furore determinato dal fatto che il Dio si impossessa dell'uomo o delle donne, le profetesse. E una volta che essi sono stati, vengono posseduti dal Dio, essi dicono e operano cose mirabili, ma senza capire il senso di quello che dicono, senza che di quelle cose mirabili essi o altri intendono la ragione. E questi qui vengono trasformati, nel senso che mentre prima erano indisciplinati ed ignoranti, all'improvviso diventano coscienti e sapienti, perché in essi si intrude e entra il senso e spirito divino. Ma il fatto che fossero prima stupidi e ignoranti e il fatto che ora invece appaiono sapienti e straordinari è anche un modo con cui il Dio dimostra che Lui è presente in quegli uomini, che loro parlano e operano per intelligenza superiore e non per attività di quegli uomini. E questo fa sì che questi profeti, che sono stupidi e diventano saggissimi, vengono visti dalla moltitudine, usa proprio questo termine Bruno, la moltitudine, come invasi dagli dèi e quindi sono rispettati. È un'analisi della religione, non è un'analisi dei profeti anche della religione, che Bruno sviluppa poi nel Sigillus Sigillorum quando parla delle contrazioni e perfino delle stimmate di San Francesco. Questo dunque è la prima specie della seconda forma di furore che abbiamo visto. Altri, per esserne avvezzi o abili alla contemplazione, altri per essere abituati a contemplare, i contemplativi, e per aver innato uno spirito lucido e intellettuale, da uno interno stimolo e fervore naturale, suscitato dall'amore della divinità, della giustizia, della verità, della gloria, per un amore suscitato dal fuoco del desio e soffio dell'intenzione. Questi abituati a contemplare, abituati a pensare, mossi dall'amore della divinità, spinti dall'amore della giustizia, acquiscono i sensi, acquiscono le loro possibilità e nel solfro della cogitativa facoltà. Guardate, qui l'esperienza del furore è tutta razionale, questo è il punto. Nel folco della cogitativa facoltà accendono il lume razionale, cioè il furore è un potenziamento della ragione, non un dimenticarsi la ragione, è un potenziamento della ragione. Accendono il lume razionale con cui vedono più che ordinariamente e costoro non vengono a parlare come quelli di prima, il termine è anche di Paolo, no? Come vasi e strumenti, ma
qui è il punto, come principali artefici ed efficienti. Sono essi domini di se stessi, padroni di se stessi. Sono essi che per scelta, per capacità, per abilità, per abitudine, accendono il lume nazionale, per amore della gloria, della divinità, della giustizia, della verità. Ora, i primi hanno dignità perché hanno la divinità, ma i secondi, quelli che abbiamo visto ora, sono più degni, più potenti e sono divini. I primi sono degni come l'asino che porta i sacramenti, i secondi sono una cosa sacra. Allora, i furori, quali sono i furori che hanno a che fare con la volontà, i furori che hanno a che fare con i vastini, i furori che consentono di vedere qualcosa della divinità? Attenzione, sono espressioni bellissime e impegnative. Questo furore non è un oblio. Questo furore è una memoria. Non è un furore, come dire, tale che io mi dimentico di me stesso, che cancello me stesso, che dimentico quello che cerco. Ma è una memoria. Quindi Veltri, scusate, mastini, volontà, furore, memoria, la quale in Bruno ha una funzione determinante, a partire dai testi mnemotecnici formidabili che pubblica a Parigi e poi dall'ultimo grandissimo testo, il De Imaginum Composizione, altro grande tema della memoria. Non è una tecnica la memoria, è qualcosa di ben più profondo. Quindi non è un oblio il furore, ma una memoria. Il furore non è una negligenza di sé, quindi un oblio, ma è amore, ma è brame del bello e del buono con cui l'uomo cerca di farsi perfetto e di diventare qualcosa che ha a che fare col bello e col buono. È lo sforzo che l'uomo fa di farsi perfetto. L'uomo perfetto, no? Il grande tema anche dell'uomo perfetto, che nasce dal furore, dal potenziamento della ragione, che nasce dall'amore con cui si trasforma e si assomiglia al bello e al buono. Dunque, il furore non è un raptamento sotto le leggi di un fato indegno, con le lacce di ferine affezione. Non è un animalizzarsi, ma è, attenzione anche qui, attenzione al lemma, all'aggettivo che utilizza, è un impeto razionale. È un ossimoro, no? È un impeto, ma razionale, che segue l'apprensione, attenzione anche qui al lemma, intellettuale del buono e bello che conosce. Non è un'apprensione sentimentale, animalesca, è un'apprensione intellettuale che ha a che fare con l'intelletto potenziato dalla volontà, dai mastini, dall'impeto. Non c'è conoscenza senza impeto, a patto che sia un impeto razionale. L'impeto deve essere razionale e, conformandosi ad esso, l'uomo riesce appunto a diventare, attenzione anche qui, guardate il lessico, Dio. Ma dal contatto intellettuale, è il contatto intellettuale, no? È che è già quasi l'amor dei intellettuali spinoziano. È un Dio, diviene Dio dal contatto intellettuale. Quindi non è oblio ma memoria, non è negligenza ma amore del bello, non è un raptamento sotto un fato indegno, ma un impeto razionale, ma un'apprensione intellettuale, ma è anche un Dio dal contatto intellettuale. Non voglio andare al di là del tempo che mi è stato dato, non so nemmeno a che punto sono, ma mi avvio a chiudere, insomma. La domanda che ci dobbiamo porre a questo punto è questo: ok, l'intelletto mi fa vedere, ma non ce la fa.
La volontà mi mette in cammino e se diventa furore. Il furore è una ragione potenziata, è un potenziamento della ragione, che mi fa diventare un Dio intellettuale. Questo vuol dire che si consuma l'improporzionalità, come dice Bruno, fra il finito e infinito. Cioè questi mastini, questo furore, questa volontà, questa sfida con la morte mi fa vedere nella sua pienezza la prima verità, mi fa vedere nella sua pienezza la divinità. Cioè si consuma lo scarto fra finito e infinito. Forse così sarebbe un'esperienza mistica, ma Bruno tutto è fuorché un mistico, come abbiamo visto. Allora io vedo qualcosa, ma non vedo la prima verità. Anche nel momento più alto della mia esperienza, io non vedo Apollo, io vedo Diana. Io non vedo la luce nella sua essenza. Io vedo un riflesso di quella luce, anzi, e qui chiuderò con queste ultime considerazioni, l'immagine della luce. Anche qui vi leggo un testo. A Teone, che ha fatto questa esperienza, ha sfidato la morte, si è liberato dai sensi, si è liberato dal carcere della materia, non vede più per forami. Ha gettato le muraglie. E con una bellissima espressione dice: Ateone è diventato tutto occhio all'orizzonte. Prima ha fatto l'elogio della mano, qui fa l'elogio dell'occhio. Quest'uomo è diventato occhio, tutto occhio. Il fatto di essere diventato tutto occhio gli consente di afferrare l'unità, di uscire dalla molteplicità, dalla dispersione, dalla distinzione, dai numeri. Questo Ateone guarda tutto come uno, supera la differenza dei sensi, come dalla differenza di vie che fanno vedere e apprendere tutto in confusione. Esce dalla distinzione, esce dalla confusione, guarda all'unità. Vede dunque l'Anfitrite. Attenzione al lessico, vede il fonte di tutti i numeri, vede il fonte di tutte le specie, cioè vede la radice, coglie, come dire, la materia infinita nel suo punto radicale. Vede il fonte di tutti i numeri, di tutte le specie, di tutte le ragioni, che è la monade. Va all'unità, va alla monade, afferra la monade, che è la vera essenza dell'essere di tutti. La monade, Bruno dedica un poema, il De Monade, a questo motivo. La monas è l'essenza dell'essere di tutti, l'unità. Ma la vede nella sua essenza? La vedesse nella sua essenza supererebbe lo scarto fra finito e infinito. No, non la vede nella sua essenza. Non la vede in sua essenza. Non la vede nell'assoluta luce. Perché non la può vedere, è ontologicamente limitato nel suo essere ente finito. La vede nella sua genitura, in ciò che questa monada genera. E quello che la monada ha generato, la sua genitura, gli è simile. E, attenzione anche a questo caso al lemma, è la sua immagine. E qual è l'immagine di questa divinità? È la natura, è l'universo, il mondo. Quindi la natura, l'universo, il mondo è lo specchio, l'immagine della divinità. E guardando nella natura, nell'universo, il mondo e afferrandola nell'unità della monade, io vedo qualcosa del Dio, della prima verità. Perché la divinità si contempla, si specchia,
tutti i lemmi da sottolineare, come il sole nella luna, mediante la quale il sole ci illumina. Questa è la Diana, questo mondo. Questo è lo stesso ente, questo ente è lo stesso vero, questo vero è la natura comprensibile. Attenzione al vocabolario, comprensibile, in cui influisce il sole, secondo, dal momento che l'unità è distinta in generata e generata. Quindi è dell'ultima cosa che dico, l'immagine. Senza immagini nell'infinito non c'è conoscenza. Ora badate, la cultura umanistica e rinascimentale è una cultura, è stato detto fino alla sazietà, che vive nel rapporto fra parole e immagini. L'immagine è la quale è costitutiva dell'arte della memoria, che non è in Bruno solamente una tecnica, ma è una struttura profonda di conoscenza che mi fa entrare, legandosi con l'ullismo, nelle dimensioni segrete e complesse del movimento della realtà. L'arte della memoria è filosofia, a livello più alto in Bruno. Ma l'arte della memoria si sostanzia di immagini. E nell'infinito le immagini sono fondamentali. Se io pensassi col concetto di afferrare qualcosa della pura verità, abbiamo visto, ci condanneremmo all'impotenza. L'immagine è determinante, è decisiva. Non si può conoscere, non si può pensare se non per immagini. Il pensare diventa concreto, per dirlo con un'espressione di Hegel, vi ricordate cosa significa pensare in concreto? Diventa concreto, Hegel non avrebbe mai accettato la conseguenza che sto dicendo, attraverso le immagini. Concreto e immagini. Pensare concreto è pensare per immagini. Immagini come chiave che dischiudono il più segreto della realtà. Quindi il movimento è così, riepilogandolo in questa forma che ho cercato di dire: i mastini, la volontà, il furore come esercizio e potenziamento razionale, l'occhio e quindi l'immagine, che, come dire, ci consentono in quanto uomini di vedere quello che possiamo, che non è il tutto, ma non è il poco, della realtà. Grazie, io ho finito.